Ancora 2.150 tonnellate di rifiuti giacciono per le strade di Napoli. Nella notte, ancora segnata da una ventina di roghi, soprattutto in provincia, ne sono state raccolte 400 e trasferite negli stir di Giugliano e Tufino. Situazione ancora critica secondo la dirigenza della SIA, società titolare della raccolta. In ginocchio i quartieri periferici, mentre va meglio nelle zone centrali e semicentrali. Sul fronte del conferimento alle altre regioni, dopo l'ok pervenuto da Emilia-Romagna e Toscana, si lavora per giungere a un'intesa con la Liguria. Il governatore Stefano Caldoro chiede a tutti gli amministratori locali di non pronunciare no a carattere politico, appello che non sembra essere stato raccolto dagli esponenti parlamentari della Lega Nord, che annunciano battaglia sull'emendamento rifiuti, chiedendo di conferire quelli campani soltanto nelle regioni limitrofe. A sinistra il PD continua a chiedere lo stato di emergenza. Intanto all'Istituto per gli Studi Filosofici del capoluogo campano è stata presentata un'indagine scientifica sull'incidenza tumorale nei luoghi della regione con maggiore presenza di diossina. Il professore Antonio Marfella, tossicologo e oncologo in prima linea nell'esporre l'emergenza sanitaria, lancia un appello al ministro della Salute, Ferruccio Fazio, sempre cauto sulla connessione tra malattie e immondizia. Chi non cerca, non trova. Purtroppo le analisi fatte fino ad oggi, come attestato dagli stessi autori dello studio Sebiorec, sono un punto di partenza e non un punto di arrivo. Non abbiamo fatto indagini sufficienti per attestare non tanto la questione di mancanza di rischio. Io non mi preoccupo di questo. Io ho fatto una scelta proprio perché so quanto e come diabetico sono inquinato non solo da diossina, io in particolare ho elevati livelli anche di arsenico. Io sto facendo questa battaglia affinché non soltanto la verità abbia possibilità di esprimersi, ma soprattutto ci decidiamo tutti insieme a lavorare come non si è fatto fino ad oggi